Avendo in questi giorni riprovato per bene anche la nuova patch di Assetto Corsa 1.9, ragazzi, devo fare un plauso ai ragazzi di Kunos perché piano piano stanno affinando quello che è il segnale force feedback per basi di questo genere. L'avevo notato anche sul mio SyncCube 2, in cui piano piano per utilizzare quel gioco non serve più utilizzare con valori molto alti quelle che sono la diminuzione delle forze costanti, perché il gioco è già veramente ottimizzato per quel genere di forze. In realtà era una cosa che già ho notato per esempio con il gioco di Racetroom, ma in realtà con R-Factor 2 iRacing per esempio o Automobilista 2 ancora c'è bisogno, se si vuole utilizzare a forze veramente alte. E naturalmente ragazzi, so che molti di voi utilizzano già il 100% e dicono io non utilizzo quei filtri, va bene, sicuramente ci riuscite, ma sicuramente non state ottimizzando l'uscita del gioco, quindi il volume che state utilizzando non è realmente il 100% della forza dei vostri motori direct drive, anche se avete settato 100 sul vostro volante, ma alla guida ne state utilizzando di meno, perché per utilizzare dai 15 Nm in su, ragazzi, a meno che non siete Hulk o volete qualcosa per allenarvi in modo particolare, non è possibile utilizzare queste basi. Aspetto diverso adesso che noto con Assetto Corsa Competizione nella versione 1.9, in cui anche nelle forze costanti in curva è migliorato drasticamente. Non serve più utilizzarlo come lo utilizzavo prima e si possono tenere veramente molto basse. Naturalmente con i 20 Nm per esempio con cui utilizzo io il SyncCube 2 un pochino ne metto sempre, ma ragazzi molto meno rispetto ai 30 che utilizzavo prima. Quindi per quanto mi riguarda approfitto per fare un applauso ai ragazzi di Kunos. Poi non entriamo nei cavilli qual è il vostro simulatore preferito, perché ognuno ha il suo ed è giusto che ognuno giochi alle proprie cose. Io ho voluto fare questa precisazione tanto per spiegarvi a livello tecnico alcuni aspetti.